Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, tanto come state? Io oggi inizio la quarta settimana di allenamento. Oggi è lunedì e inizierò con un lungo, se vogliamo chiamarlo così, lento, ma in realtà non è un lungo, sono 6 chilometri che dovrò cercare di fare a un passo abbastanza lento per cercare comunque di abbassare un po' la frequenza cardiaca e abituare il corpo, insomma, un po' di nuovo a tutti gli sforzi della corsa, soprattutto la corsa lenta, perché in questa settimana che è passata ho fatto tutti i lavori di qualità, quindi questa sarà la settimana, diciamo, di scarico. Per chi mi segue su Instagram, e se non mi seguite andate a seguirmi, chiocciola diario di una runner principiante, ho fatto dei sondaggi e diciamo che è uscito fuori quella che sarà la prossima recensione sul canale. Quindi se siete curiosi di avere in anteprima tutte queste informazioni, non dimenticatevi di andare a seguirmi. Allora, di cosa voglio parlare oggi? Oggi voglio parlarvi della respirazione durante la corsa. Qualche settimana fa mi sono imbattuta in un video che potrei dire, diciamo, mi ha cambiato la vita. Il problema è che non ricordo il nome del canale. È un canale di una ragazza americana che fa running, che parlava appunto del perché è importante respirare dal naso quando si corre piuttosto che dalla bocca e come cambia il risultato della corsa se respiriamo col naso o se respiriamo con la bocca. Ho voluto mettere in pratica quello che lei ha spiegato in questo video e devo dirvi la verità, è andata bene. Allora vi dico un po', le fasi della corsa ovviamente sono tre, parliamo di fase lenta, quindi corsa lenta, corsa media e corsa veloce. Quando facciamo la corsa lenta, ovviamente bisogna essere abbastanza bravi a dosare le proprie energie. Questo ci deve permettere appunto di poter respirare dal naso. Perché dite voi respirare dal naso? Perché ovviamente nel naso ci sono le miofibrille che filtrano l'aria, quindi l'aria che respireremo non sarà aria tipo questa qui da scarico delle macchine. Ma verrà filtrata dal naso e quindi non respireremo a pieni polmoni, l'inquinamento, lo smog, eccetera eccetera. Poi ovviamente l'aria viene riscaldata, quindi comunque arriva all'interno del nostro corpo ad una temperatura ottimale. E poi ovviamente, perché se respiro dal naso, riesco a respirare dal naso quando sto correndo, evidentemente perché comunque il corpo riesce ad adattarsi bene allo sforzo. Se invece io respiro subito con la bocca e respiro velocemente, andrò subito in iperventilazione e la frequenza cardiaca si alzerà. Ok, queste sono le motivazioni, diciamo, per le quali è giusto saper respirare dal naso. Poi ovviamente ci sono dei casi in cui lo sforzo è eccessivo, se sentiamo la necessità di respirare con la bocca non succede nulla. Qual è il trucchetto per respirare dal naso? Il trucchetto per respirare dal naso è: se farò una corsa lenta, inspirerò dal naso per 4-6 passi, quindi cercare di coordinare e sincronizzare la respirazione al passo, e butterò di conseguenza fuori l'aria dal naso, dalla bocca, come viene più comodo, per 4-6 passi. Per quanto riguarda corsa media, quindi un po' più veloce, potremmo fare che magari inspiriamo dal naso per 4 passi, quindi già andremo un po' meno, e butteremo fuori per 2. Poi invece quando la corsa sarà una corsa veloce sarà 2-2, quindi inspirerò dal naso 2 passi, espirerò altri 2. Ovviamente vedrete un cambiamento in termini di dati che io ho avuto, perché quando ho iniziato a respirare dal naso mi sono accorta che la mia frequenza cardiaca si è abbassata di qualche punto. Ovviamente parliamo di 4-5 punti, non di più, però, e tra l'altro ho iniziato a sentire la fatica più tardi rispetto al solito, quindi secondo me
può essere una buona alternativa. Vi invito a provarci e a farmi sapere come va, ovviamente se voi correte respirando dalla bocca, perché se lo fate già, se respirate già dal naso, allora bravi. Bene così. Spero che queste indicazioni siano state utili, perché a me hanno aiutato molto. Quindi vi invito a provarci e vi invito nuovamente ad iscrivervi alla mia pagina Instagram e al mio canale per rimanere sempre in contatto, perché in questo periodo sto cercando di essere molto più attiva sia su Instagram che sul canale. Comunque, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un pollice in su se vi è piaciuto il video, se volete supportarmi, e niente, buone corse.